Non è facile definire il tempo, ma certamente possiamo affermare che esso sia il dono più prezioso che ogni uomo possa ricevere. Il tempo governa la nostra vita, scandendone ogni attimo e definendone ogni sfumatura. Dal tempo dipende ogni cosa. Esso può essere ciò che siamo e ciò che facciamo, ciò che siamo stati e ciò che abbiamo fatto, ciò che saremo e ciò che faremo. Il tempo, inoltre, si distende tra passato e futuro, i quali producono in noi sensazioni più significative rispetto al presente, al quale spesso tendiamo a dare meno importanza. Il passato, attraverso la memoria, può evocare emozioni positive come la gioia, ed altre volte stati d'animo negativi come tristezza, rimpianto e rimorso. Il futuro, invece, poiché è incerto, può suscitare angoscia e paura per ciò che ci riserva. Ma quanto tempo sprechiamo rimanendo ancorati al passato e aggrappandoci alla speranza di un futuro migliore? Così facendo, infatti, ci dimentichiamo di attenzionare e curare il nostro presente, sfruttandolo al meglio. Tutti noi, quindi, dovremmo interessarci di più all'immediato, usandolo a nostro vantaggio con l'obiettivo di migliorare la nostra vita. Il tempo, infatti, se ben utilizzato, ci permette di migliorarci ogni giorno di più e di riflettere sui nostri errori, comprendendoli e provando a porvi rimedio. A volte, però, è possibile che invece di imparare dagli errori del passato, ci si dimentichi di guardarsi indietro e si finisca per ricadere negli stessi sbagli dai quali invece avremmo dovuto imparare qualcosa. Per evitare di commettere nuovi errori, non sono sempre sufficienti la nostra volontà e forza d'animo, ma possono acquisire un ruolo fondamentale il sostegno e l'aiuto di persone a noi care, sempre pronte a tenderci la mano e a non abbandonarci mai, nemmeno quando ci ritroviamo a vivere e affrontare i momenti più bui della nostra esistenza. È proprio sull'auto mutuo aiuto che si fonda la vita di comunità. Qui al CUFRED, infatti, ci viene offerta la preziosa opportunità di trovare lo stesso sostegno, non solo negli operatori di riferimento, ma anche nei nostri compagni di viaggio, che avendo vissuto esperienze di vita simili alle nostre, possono fornirci riflessioni e nuove prospettive, rivestendo il ruolo di punti di riferimento sui quali poter contare nei momenti di sconforto. Inoltre, il tempo trascorso in comunità acquista maggior valore in quanto fa sì che ognuno di noi possa pian piano abbandonare la corazza costruita per proteggersi, aprendosi sempre di più all'altro e assumendo la consapevolezza che, a volte, per stare bene, basta semplicemente saper comprendere ed essere compresi da chi si vuole bene.